California looks so good. Catalogs for neighborhoods. The team will slide into the sea. La Yamaha XV950 è la capostipite della nuova famiglia Sport Classic, in cui la casa dei tre di Apason guarda nel proprio passato e declina una linea classica con concetti e tecnologie di assoluto rilievo moderno. Siamo nella splendida cornice della California per conoscerla a fondo e raccontarvela nei minimi dettagli. When she left him, all she left him was alone. Un cilindrico a V di 60 gradi, 942 cm cubici, 52 cavalli, ma soprattutto 80 Nm di coppia già a 3000 giri. Questa è la carta d'identità di un motore che conosciamo già, ma che in questa versione XV è ancora più gradevole e gustosa da guidare, come si conviene a una bobber. Piacevole in città, accessibile e capace di farvi sgusciare fra il traffico con tutta la prontezza di cui avete bisogno, diventa anche gustoso e divertente nella bella guida sul misto, dove sa venire incontro alle esigenze del principiante, ma sa anche soddisfare chi un po' di esperienza ce l'ha. Le vibrazioni Yamaha gliela volute lasciare per dargli un pochino più di personalità, però sono di bassa frequenza, non disturbano mai e contribuiscono a dare carattere a un motore che comunque si rivela sempre divertente e sempre accessibile per tutti. Moderna e dinamica, la ciclistica dell'XV950 non si limita al ruolo di comparsa, ma fa da degna spalla al motore di cui vi abbiamo già parlato. Sul misto ama la bella guida, vi asseconda in qualunque vostro prurito, facendo solo un po' di attenzione alla luce a terra delle pedane, che è comunque nei canoni delle bobber. Un quadro assolutamente positivo, con la piccola macchiolina di una risposta un pochino brusca della sospensione posteriore. Problema che non si verifica sulla versione R, che grazie alle sospensioni con serbatoietto separato e regolabili in compressione possono venire incontro a ogni vostra esigenza e si dimostrano al lato pratico più sostenute e capaci di assecondarvi nella guida quando vi vengono un po' di prodotti sportivi.